Tra i capitani coraggiosi di questo territorio c'è un'associazione speciale alla quale tutti noi vogliamo molto bene, ed è AGEOP, che anche con i suoi volontari sta continuando la sua attività preziosissima in questi giorni difficili. Raccontaci tutto, Giada. Noi abbiamo continuato a lavorare, stiamo continuando a farlo con tenacia perché la cura dei bambini ammalati di tumore non si può fermare. Il tumore non si ferma e i bambini e le famiglie che lo stanno affrontando hanno bisogno di tutto il nostro sostegno e dei servizi primari. Quindi con estrema fatica e anche difficoltà in tutta questa situazione che rende anche i bambini più vulnerabili, stiamo orgogliosamente andando avanti ogni giorno. E ci siamo anche reinventati in questo periodo. L'emergenza è esplosa alle porte di Pasqua, noi abbiamo reinventato la nostra campagna, diciamo mettendo in piedi un servizio di consegna a domicilio che sta avendo un grandissimo successo. Stiamo ricevendo tantissimo affetto e sostegno da parte delle persone e è stata anche un'opportunità di scoprire delle modalità nuove di cui sicuramente faremo tesoro per il futuro. E la Pasqua ormai è alle porte, noi non ce la facciamo più a consegnare gli ordini che arrivano da adesso in avanti, entro domenica, però in realtà ne stiamo raccogliendo tanti anche di persone che vogliono comunque l'uovo, anche se con un po' di ritardo, intanto sarà una Pasqua particolare per tutti, sapendo che la cioccolata è sempre buonissima e ancora di più si aiuta i bambini in oncologia pediatrica per un futuro migliore.